arrestano nel 43, nel maggio del 43, esco il 25, dopo il 25 luglio. E quello è il periodo in cui adoperiamo tanto le biciclette. Vinca era no, radno stanala, radno stanala, dvori pomela. Zasto si minke, radno stanala, dvori pomela. Io nasco in una famiglia di antifascisti, l'11-11-25. E nasco in un paese della provincia di Forlì e vedevo a casa movimenti. Mia madre, mio padre ha fatto la prima guerra mondiale. E siccome io sono sempre stata un po' curiosa, che volevo sapere, e vedevo che facevano le riunioni nelle stalle. E vedevo che mia madre era molto attenta, avevo 7 anni e facevo la seconda elementare. E un giorno arriva la maestra, a me mi sembrava bella quella maestra che veniva con la divisa da fascista, col fetto in testa, il cinturone, e da ragazzini deve fare una roba bella. E quella maestra quel giorno disse: il giorno tale dovete venire tutti vestiti da figli della lupa e piccole italiane. A me quel figli della lupa mi era così piaciuto tanto, che mia madre era molto attenta e chiedeva quando rientravamo a casa che cosa era successo a scuola. E io figuratevi, impettita sarò stata, e io ho detto: la maestra ha detto che dobbiamo andare tutti vestiti da figli della lupa. Allora mio padre non parlava molto, ascoltava molto. Mi prese per mano e mi disse in dialetto nostro: «Ich habe poco da mangiare, qui c'è poco da mangiare. E allora ti tocca andare a cercare la lupa per se vuoi mangiare, perché qui non c'è anche per te». E mi ha preso per mano e mi ha messo fuori dalla porta di casa, in quelle case di campagna buie. Io sono stato un pochino lì e poi ho bussato. Io ho detto: io mica sono la figlia della lupa, sono figlia vostra. La prima ribellione l'ho avuta a 7 anni, quando sono andata a scuola, e in quella classe che eravamo una trentina, eravamo 3 che non eravamo in divisa, io, mia sorella e mio cugino, la famiglia. E venne da me la maestra, dice: Costa, perché non siete in divisa? Perché io non sono figlia della lupa, sono figlia di Costa Matezza e Patuglia. Da quel momento credo di aver fatto la mia scelta. Sono nata a Casalbertone, un quartiere popolare che allora si trovava all'estrema periferia della città. Sono nata il 14 dicembre 1930. Appartenevo a una famiglia di antifascisti, comunisti, e io sono la terza di 10 figli. Quando mia madre addormentava mie sorelle, cantava le canzoni sovversive, cosiddette sovversive, e ci raccomandava: adesso che l'avete imparate, non andate a cantarle fuori, perché altrimenti ci fate arrestare a tutti. Nel 1938, quando facevo la terza elementare, sono stata espulsa da tutte le scuole del regno perché ho difeso la mia compagna di banca ebrea. Io vengo arrivata in una famiglia di modeste condizioni economiche, ma molto illuminista, molto razionalista, la ragione prima di tutto, insomma, ecco. Al liceo classico il fascismo è già pienamente impiantato. C'è oramai un obbligo del regime che la prima ora del lunedì tutti i professori, in qualunque classe siano, devono commentare i comunicati del regime. La prima ora del lunedì io in liceo avevo greco. Il nostro professore di greco era bravissimo, faceva delle lezioni straordinarie sulla tragedia, sulla lirica, sulla storiografia. Però non commentava mai
lunedì, la prima ora del lunedì, che devo dire, avremmo anche preferito che, perché il registro di greco è temibile, anche se il professore è bravissimo, è sempre un'arma impropria, insomma. E quindi aspettavamo, ma arrivavamo in fondo e lui dice: ah, mi sono dimenticato anche io. Siccome si dimenticava sempre, abbiamo pensato che non era d'accordo di fare questa cosa. E così cominciamo a scoprire un antifascista anche a scuola. Un giorno, questo professore di greco bravissimo, invece che parlare di letteratura greca, parla di, mi ricordo ancora i nomi, Armodio e Aristogitone, i due tirannicidi di Atene. Diciamo, come mai? Muzio invece parla di letteratura, parla dei due tirannicidi. Chiederemo al professore di storia e filosofia. E lui dice: oh sì, è una tesi di Aristotele che San Tommaso ha ripreso, che si dice così: siccome il tiranno uccide il popolo, per legittima difesa il popolo ha diritto di uccidere il tiranno. Ah, interessante, e due, quindi professore di greco, comincio a vedere nella scuola un ambiente nel quale c'è questa corrente antifascista e mi rendo conto che tutte le compagne e i compagni che vengono a fare i compiti a casa nostra o dove io vado a casa loro sono di questo ambito. Dunque le famiglie tenevano conto, io non sono mai andata a casa della figlia del federale del fascio. Andavamo dalla figlia di un avvocato cattolico antifascista, dalla figlia di un farmacista socialista, tutte cose che ho scoperto dopo, ma evidentemente le famiglie tenevano anche un piccolo tessuto antifascista che era quello attraverso cui allevavano i figli. Nella guerra d'Africa 35-36, perché poi l'ho dovuto ricostruire dopo, mi mandavano in quelle campagne, nei casolari di campagna, nelle case di campagna, dove c'erano dei ragazzi che avrebbero dovuto partire per la guerra d'Africa, portare dei bigliettini per dire dove dovevano andare, ma non dovevano presentarsi. Dovevo portare questo biglietto a quella casa, a quel ragazzo, per dirgli di non partire, di andare a un certo posto. Mi viene a incontro uno, che era il padre poi, elegante, bello, e mi dice: «Ducle, biglietti, dov'è il biglietto?» «Me hanno nessun biglietto». E ci dicevano che lo dovevamo far sparire il biglietto, ce li mangiavamo questi bigliettini. E che c'è mio figlio che gli chiedeva a mia madre: «Ma quanti bigliettini gli hai fatto mangiare, mamma?» Proclama il capo del governo. Parla Sua Eccellenza il Maresciallo Pietro Badaglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze ANE deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Io mi ricordo la gente che quando c'erano le retate dell'organizzazione TOT, che apriva i portoni, faceva entrare gli uomini, li nascondeva o in cantina o in casa. Quindi questa solidarietà che per esempio comincia subito dopo l'8 settembre, perché tanti uomini si salvano grazie al fatto che c'è questa solidarietà. Dopo l'8 settembre c'è un'azione proprio di massa delle donne per nascondere gli uomini in casa. I soldati che avevano combattuto a Porta San Paolo, li fanno cambiare, gli danno abiti civili, li nascondono e poi gli danno abiti civili per consentirgli di scappare verso il nord, verso le loro case d'origine, eccetera, perché ormai questo esercito dissolto. La gente era abbastanza consapevole dei rischi che correva.
però l'odio contro i nazisti e contro questa situazione che è sempre più difficile, sempre più penosa, le razzie degli uomini combinate con i bombardamenti, con divieti continui di fare qualsiasi cosa, aveva creato uno stato di insofferenza. Viene l'8 settembre e in quel caso mio padre, che era stato richiamato durante l'estate per fare servizio di ufficio nel suo reggimento, viene preso e portato in campo di concentramento. La cosa ci lascia per 2 mesi senza nessuna notizia, 2 mesi assolutamente tragici. Noi siamo sfollati in un paese verso Omegna, verso quelle zone lì, però mia sorella e io in bicicletta tutte le mattine scendiamo a Novara per andare a scuola, perché c'è la guerra, ma noi siamo piemontesi, a scuola si va. E voi insomma eravate tutti studenti? O studenti universitari o studenti di liceo. Certo. Cercavi di organizzare un movimento contro la guerra, cioè fare propaganda, parlare con le persone, dare volantini. A me mi arrestano nel 43, nel maggio del 43, esco dopo il 25 luglio. E quello è il periodo in cui adoperiamo tanto le biciclette. Un giorno, poco dopo l'8 settembre, mentre scendiamo, 2 ragazzi in borghese, ma col moschetto a tracolla, ci fermano. Ci chiedono dove andiamo, andiamo a Novara, a scuola, cioè. E poi, dopo aver sentito chi eravamo, uno dei due dice: ma voi da che parte state? Questa è la domanda rispondendo alla quale si è o non si è partigiani. Allora io dico: beh, hanno portato via mio papà, sto contro quelli che l'hanno portato via. Allora i due ragazzi dicono: ma voi ci portereste notizie da Novara a questo punto? In bicicletta. In bicicletta sempre. Allora scendiamo. Mia sorella si impegna a portare notizie spiegando il colore delle mostrine, il numero che avevano i soldati tedeschi che occupavano le caserme di Novara. Per dire il clima che era dalla mia famiglia, che era un clima molto autoironico, di questa cosa non si è fatto un episodio eroico. È stato detto subito: Isa, che è la mia sorella, è stata arruolata nei servizi segreti della Resistenza. È così che sei diventata staffetta. Sì, usando la bicicletta, che era il mezzo di comunicazione più popolare. Nel 43, e che c'avevo? 13 anni e mezzo. Ho cominciato che c'avevo 13 anni e mezzo. Però quando è cominciata la Resistenza, il comandante partigiano della mia zona non mi voleva prendere, perché dice: no, sei troppo piccola. Allora c'è stato un altro partigiano che gli ha detto: ma come? Questa ha cominciato a 8 anni a fare la partigiana e mo te la vuoi prendere? Guarda che non te ne pentirai. E ho cominciato a fare la staffetta. Che eravamo curiosi, ma eravamo orgogliosi dell'incarico che ci davano. Il fatto che ti consegnavano queste cose da mettere al manubrio della bicicletta e di andarle a portare lì. Ma quali cose? Come erano fatte? Quali erano le cose? Erano cestini. Cestini? Dove si nascondevano messaggi, tutto. Di tutto? Si nascondevano il mangiare, e le medicine, i vestiti e qualcos'altro. Capite? E qualcos'altro era qualcosa che serviva ai partigiani, cioè, che stavano sul montagna e che lottavano per liberare questo. Certo. E provavo l'angoscia di poter arrivare in tempo dove dovevo andare. E arrivati provavo la gioia di aver svolto il compito che quelli più importanti di me mi avevano dato. Tornavi indietro con la gioia nel cuore. La staffetta è la ragazza che porta ordini, manifesti,
che tiene i collegamenti tra il Comitato di Liberazione Nazionale e le brigate. Porta medicinali, porta armi, porta tutto quello che è necessario. Senza la staffetta, le direttive resterebbero lettera morta. Non potrebbero raggiungere i centinaia e centinaia di partigiani che lottano nelle città, nelle officine, nelle valli. Quindi è un lavoro importantissimo quello della staffetta. Portavo munizioni, plastico per attentati, stampa clandestina, con questo che bastava per farsi fucilare se venivi preso naturalmente. Avevi paura naturalmente. Moltissima. E ho imparato che il coraggio non è la mancanza di paura, chi non ha paura è temerario. Il coraggio è la capacità di vincere la paura. Ci dicevano, se avete dubbio di qualcosa, tornate indietro, ma non rifate sempre la stessa strada. Ecco, questa era un'altra delle consegne. In bicicletta la cosa importante era che se c'era un posto di blocco non dovevi voltarti e scappare perché ti sparavano nella schiena. Quindi se vedevi lontano un posto di blocco dovevi subito pensare alla storiella che avresti raccontato. Allora io avevo una copertura che era che andavo da una mia compagna di scuola nel paese a preparare l'esame, il biennale di latino. Facevo l'università, il biennale di latino. A dimostrazione di quello, nel cestino della bicicletta dove tenevo le cose pericolose, la stampa clandestina, munizioni, quel che dovevo portare, avevo sempre anche le tusculane di Cicerone. Il poliziotto ti guardi e le tusculane di Cicerone facevano effetto perché il poliziotto non sapeva il latino, vedeva che lui era latino, quindi bastava. Mio padre, che come ho detto prima era stato ufficiale degli Alpini, aveva un amico farmacista, si era fatto fare due pillole di veleno, di cianuro, che io e mia sorella ci avevamo dentro una garza infilata in un calzino, che se ci fermavano i tedeschi, noi, invece di essere torturati, ammazzati da loro, ci saremmo ammazzati da noi. Questa cosa è successa solo una volta, questa possibilità che noi prendevamo questa pillola. Un giorno, a Portonaccio, abbiamo trovato un posto di blocco tedesco. Io, nella borsa, c'avevo i chiodi a tre punte. C'avevo tre sacchetti a una cosa e tre sacchetti a un'altra. E sopra c'avevo la bieta, la cicoria che copriva questi. I tedeschi fanno alt. Mia sorella, lei tutta sorridente, tutta allegra. Signorina, cosa avete in questa sporta? Lei, bombe a mano. Passare. Lei come una saetta fugge. Io non c'avevo più la forza da pedalare. Quella è stata l'unica volta in cui io ho pensato di prendermi questa pasticca, se ci fermavano. Una mattina passavo per una strada di Rimini in bicicletta, era il 14 agosto, io ero già in stato interessante di mio figlio e andavo a un certo posto. Mentre camminavo in bicicletta su questa strada, le donne di quella via che stavano sedute a fare l'uncinetto o un'altra cosa, si sono alzate, mi hanno fatto così, torna indietro, torna indietro. Io stavo andando dove erano i tre martiri, perché gli portavo delle cose. Tre martiri che hanno impiccato a piazza Tre Martiri a Rimini, che la piazza prima si chiamava Giulio Cesare e dopo l'hanno impiccato. E io i tre miei compagni li ho visti lì impiccati, attaccati al palo. Se quelle donne non mi avessero fatto tornare indietro, la cosa non c'era più. La bicicletta era fondamentale. Fino a quando non furono vietate dai nazisti, la bicicletta era il mio normale mezzo di locomozione.
anche quando andavi a fare riunioni, io mi ricordo andavo a fare riunioni fuori Roma, fa conto, Fiano, posti così, ci andavo in bicicletta. La mattina che arrestarono mio marito, io mi misi subito in bicicletta e cominciai a girare tutto per Roma, andai a avvertire Laura Lombardo Radice perché Lucio si mettesse in sicurezza, la moglie di Alicata perché Alicata si mettesse al sicuro, cioè mi feci il giro di tutti quelli, diciamo così, del comitato, insomma. E mi ricordo questa mattinata di corse disperate per Roma per avvertire tutti dell'arresto. Senza la bicicletta non ce l'avresti fatta? No, senza bicicletta non ce l'avrei fatta. Naturalmente, essendo in tempo di guerra, le biciclette poi si bucavano, perché avevano gomme ormai molto consumate, quindi qualche volta tornavi a piedi trascinandoti la bicicletta appresso. C'erano degli ebrei che, appunto, perché erano stati cacciati via dai posti dove lavoravano, e si erano messi a dare le biciclette in affitto. Però a noi, dato che loro erano antifascisti, erano partigiani pure loro, le biciclette ce l'avevano date loro. Però noi ogni sera, tanto stavano a casa Albertone, vicino, non erano lontano dal portone di casa mia, andavo lì, loro ogni sera ce le controllavano, ci controllavano i freni, ci controllavano le... perché avevano paura che magari rimanevamo per strada, capito? Perché le biciclette non erano che erano nuove, capite? Erano biciclette vecchie. La bicicletta non c'era in tutte le famiglie, benché fosse un mezzo di comunicazione molto popolare, perché per le ragazze non era detto che fosse, ma i miei erano progressisti, quindi appena hanno potuto, perché con la bicicletta si diceva le ragazze si sfrenano, come fai a controllarle? Vanno dove vogliono. Quindi siccome con la bicicletta ti sottraevi un po' al controllo, la bicicletta era una cosa che per le ragazze non andava tanto bene. Aumentava la nostra libertà. Io sono stata particolarmente favorita dal fatto che mia madre, parlando di sé, diceva io ero una ragazza emancipata, non avrebbe mai ridotto la libertà delle figlie, che anzi ci ha allevato con questo atteggiamento. Lo considero un privilegio. Kessler, dopo l'arrivo a Roma, punta a controllo in modo particolare di tutti gli uomini, no? Un po' per portarli a scavare le trincee sul fronte di Anzio, un po' perché si riportano in Germania, e la bicicletta era un modo per fuggire, serviva, diciamo, ai gappisti, sai, tiravi una bomba e scappavi. Facevi una scritta sul muro e scappavi, buttavi un chiodo a tre punte per terra e scappavi. Quindi prestissimo fu vietato l'uso delle biciclette. A te che sensazioni ti davano queste donne, giovani e meno giovani, che si mettevano in movimento e che cercavano di fare delle cose in una situazione così difficile, così tremenda? Per me era nell'ordine logico delle cose. Io credo di aver fatto quello che era indispensabile in quel momento, perché ci avevamo i fascisti. Io vedevo mio padre venire a casa con la faccia gonfia, perché l'avevano caricato di botte, perché non si era iscritto al partito fascista e non si è mai voluto iscrivere. Mi sono detta qualche cosa devo fare, non posso assistere al fatto che portano via mio padre, portano via i suoi amici, fanno disastri. Una amica di mia mamma che era ebrea fu buttata incinta
con le mani legate nel Lago Maggiore, basta un episodio, basta e avanza una cosa di questo genere perché ti va del sangue alla testa, dici, ma io con questi qui non voglio averci niente a che fare, se posso fare qualcosa contro lo faccio. Lei ci va ancora in bicicletta? Ci sono andata fino a 5 anni fa che andavo al campeggio. Io ce l'ho in garage la bicicletta. Per me la bicicletta è il mezzo di trasporto più... Ci sono legata. Quando salgo in bicicletta mi vengono tutti i ricordi, tutte le cose, i compagni. Io mi ricordo sempre quando arrivavo dai compagni, dai partigiani, che mi vedevano così piccola, no? Che facevo questo lavoro. Mi facevano così. Ma stai attento, non ti fermare con nessuno. No, io adesso vado subito a casa. Che significato ha avuto per te la bicicletta, proprio per te come donna, come ragazza, e cosa pensi che possa rappresentare per le ragazze di oggi? Un mezzo di locomozione, diciamo modesto, piccolo, non particolarmente costoso. Ecologico. È assolutamente utile, quasi indispensabile, per allargare la tua libertà. E diciamo per oggi, se a un ragazzo oggi dovessi raccontare che cosa ti ha insegnato quella esperienza per oggi, per il mondo di oggi che abbiamo davanti a noi. Beh, mi ha insegnato una cosa, che la cosa più importante, purtroppo non applicata, è che quando si osserva la situazione, se c'è un episodio che rischia di cambiare gli assetti, bisogna denunciarlo subito. In una scuola i ragazzi mi hanno chiesto, ma non aveva paura? Io ho sempre paura, anche adesso quando vado alle manifestazioni, sempre. Ma la mia paura svanisce quando sono in mezzo ai compagni, in mezzo alla gente, in mezzo ai lavoratori, in mezzo a chi protesta per le angherie di questo paese. Devono lottare per la libertà. Perché la libertà, io glielo dico, la libertà è come l'aria. Se ci viene a mancare, sprofondiamo nel mare dell'ingiustizia, della schiavitù. Bisogna che sfattiamo questa leggenda che le donne non hanno partecipato. Hanno partecipato, sì, hanno fatto le tranviere, le conduttrici del treno, hanno lavorato le campagne che gli uomini non c'erano, fatto di tutto. Se non c'erano le donne, il fascismo non lo si cacciava. È stata definita la staffetta subito dopo la guerra la figura più leggendaria di tutta la resistenza, perché senza la staffetta, senza le donne, anche le donne, senza la partecipazione delle donne, il movimento partigiano non avrebbe potuto avere quello slancio e quella solidità che ebbe, e non avrebbe potuto avere la vittoria. Minka era no rano stanala, rano stanala, tvori pomela.